Agenzia Bertin, Sara Assicurazioni e Pratiche Auto, unica sede ACI di Fermo, Agenzia Bertin, al Palacristallo in Viale Trento a Fermo. L'unione fa la forza, un adagio sempre attuale che trova la sua concretezza anche nello sport. Nasce così il consorzio pallavolistico sportivo del Fermano Leali, presentato alla palestra Coni di Fermo. Ne fanno parte tre realtà pallavolistiche del Fermano: la Don Celso Pallavolo di Fermo, Primavera Volley di Montegranaro e Pedaso Volley. A portare i saluti e a salutare con parole di apprezzamento questa unione il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l'assessore allo sport Alberto Scarfini, il presidente regionale FIPAV Franco Brasili, il presidente provinciale Fabio Carboni, il delegato CONI provinciale Vincenzo Garino, il vice sindaco di Pedaso Carlo Maria Bruti, il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Pedaso Giuseppe Galasso, il presidente della Don Celso Sergio Raccichini, il presidente della Primavera Volley Montegranaro Agostino Pavoni, il presidente della Pedaso Volley Silvia Nassini e gli staff tecnici delle tre squadre. Consorzio che nasce per riunire le forze fra le società sportive del settore femminile più rappresentative nel panorama sportivo fermano per contribuire nell'integrazione fra società del territorio, mettendo in comune sinergie organizzative, ottimizzare risorse sia economiche che di figure tecniche, che di spazi per la pratica sportiva, per raggiungere anche risultati sportivi sempre maggiori. Consorzio attento ai valori dell'etica dello sport, della condivisione di un modo di intendere l'impegno sportivo fatto di rispetto per se stessi, per i compagni, per gli avversari, per i tifosi e per l'intero mondo dello sport. Per tutte le società l'adesione al consorzio non influisce sull'autonomia societaria. Il progetto prevede la partecipazione di ciascuna società ad un campionato adeguato alla propria realtà e alle proprie aspirazioni, integrando e mettendo in comune le risposte tecniche per promuovere una crescita dell'intero movimento pallavolistico di ciascuna realtà territoriale del comprensorio fermano. Il consorzio consente alle società un risparmio derivante dall'interscambio di giocatrici, dall'acquisto comune dei materiali e dalla condivisione di figure tecniche ed evita la moltiplicazione dei campionati nella stessa categoria. Per l'anno sportivo 2018-2019 gli obiettivi sportivi dichiarati delle singole società sono i seguenti. Per la Don Celso Pallavolo Fermo, la prima squadra militerà in Serie C, ossia nel massimo campionato regionale, con l'obiettivo minimo di mantenere la categoria, con la presenza nel gruppo di giocatrici esperte e raggiungere in futuro non lontano la prospettiva di un passaggio in Serie B. Per la Montegranaro Primavera Volley, la prima squadra milita nel campionato regionale di Serie D, con l'obiettivo principale di far crescere le giocatrici molto giovani e molto promettenti con prospettiva futura di passaggio in Serie C. Ed infine la Pedaso Volley, prima squadra in prima divisione, il massimo campionato provinciale, con l'obiettivo del possibile passaggio di categoria con un gruppo composto da giocatrici molto giovani territorialmente appartenenti anche ad altre società.